Il Monopoli esce tra i fischi, quarta sconfitta al Vito Simone Veneziani per i biancoverdi, questa volta passa il Potenza, anche meritatamente. Il Monopoli fa un buon primo quarto d'ora, ma poi si esce praticamente dal campo e riapre soltanto nel finale con Manzari, ma non basta. Monopoli in campo con il 3-5-2 con Vettore all'importa, difesa con Fornasier, Bizzotto e Pinto, Viteritti e Di Benedetto sono gli esterni, Manzari, Vassallo e Amelili in mezzo al campo, cominciano in avanti Montini e Starita. Monopoli che non comincia malaccio, al settimo errore di Girasole che libera Starita, conclusione raso terra con Gasparini che salva in extremis. Sul calcio d'angolo successivo il colpo di testa di Bizzotto, la deviazione di Gasparini in corner, un paio di diagonali difensive positive da parte di Viteritti. Al quattordicesimo altra occasione per i Monopoli con il cross di Viteritti, il colpo di testa di Montini e Gasparini ancora in corner. Qui però si spegne il Monopoli, al diciassettesimo Di Grazia scatta sul filo del fuorigioco, riesce a servire in qualche modo Caturano che da due passi deve soltanto spingere il pallone in rete per il suo settimo gol stagionale. Al 25esimo punizione di Sandri, serie di deviazioni, Vettorelle in difficoltà e il Monopoli però ha subito tremendamente il colpo del vantaggio del Potenza. Al 38esimo arriva il raddoppio con Di Grazia che scatta sulla partenza di Bizzotto, il tocco all'indietro di Bizzotto, pallone praticamente regalato, tiro secco da parte di Di Grazia, gol del raddoppio del Potenza. Il primo tempo si chiude qui con i lucani che vanno in vantaggio sul 2-0, anche nel secondo tempo subito dentro Fella per Di Benedetto, ma Monopoli che fa una fatica immane a creare qualcosa dalle parti di Gasparini, anzi il Potenza al 13esimo a sfiorare il terzo gol con un colpo di testa di Matino sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone che colpisce la traversa. 15esimo cross di Manzari, colpo di testa di Starita, pallone alto anche se c'è stata una deviazione. Al 18esimo Di Grazia scatta tutto solo sul filo del fuorigioco, Vettorel smanaccia, occasione clamorosa per il gol del 3-0. Il Monopoli ci prova al 20esimo con un cross basso di Fella per Starita in ritardo a pochi centimetri dalla porta. 23esimo sinistro di Montini deviato, blocca Gasparini. Al 25esimo cross di Pinto, testa di Montini che non impensierisce il portiere di proprietà dell'Udinese. Al 34esimo il Monopoli accorcia le distanze con un sinistro secco di Manzari che si spegne nell'angolino sulla sinistra di Gasparini. Mancano 11 minuti più altri 5 di recupero, ma il Monopoli non riesce praticamente mai più a creare nulla di pericoloso dalle parti del portiere del Potenza. Finisce così dunque con la vittoria del Potenza per 2-1 e ovviamente biancoverdi che escono tra i fischi del pubblico e del Veneziani.